Contiamo Corrado Formigli. Corrado, ormai pare che Napolitano ce l'abbia fatta e quindi si può fare un consuntivo un po' di tutta questa vicenda? Ma il consuntivo è molto molto triste, è una debacle per il sistema politico, è una debacle probabilmente anche per noi cittadini. Penso che assistere a un atto di impotenza della politica più grande era impossibile da pensare, insomma. Arrivo a dire che ho sperato fino all'ultimo che il presidente Napolitano non accettasse di ricandidarsi. Penso che abbia fatto un gesto di generosità sicuramente, d'altra parte una persona a 88 anni avrebbe anche il diritto di riposarsi e di fare altro, ma il fatto che lui abbia fatto un gesto coraggioso non rende, diciamo, meno triste questa giornata. Ripeto, una giornata in cui i partiti hanno alzato le mani, andiamo verso una situazione secondo me caotica. Mi pare che questi partiti non abbiano oggi la credibilità per poter impegnarsi e non abbiano la forza per poter mantenere le promesse che magari faranno ai cittadini. Sono molto triste e molto arrabbiato. Corrado, qualcuno ha detto, ho letto un pochino sul web, che se non ci fosse stata appunto questa possibilità di Napolitano si sarebbero cercati di ricompattare su un nome tipo D'Alema, e addirittura con un commento, diciamo, tra il comico ma forse neanche tanto, anche perché così il PD non avrebbe fatto brutte figure visto che l'avrebbe votato tutto il PDL, bastavano pochi voti del PD. Un voto di, diciamo, un passaggio con D'Alema non invece ritiene, cioè non fa pensare che, insomma, Napolitano sia una buona via d'uscita? Ma guarda, io penso che la soluzione più semplice era lì, cioè la soluzione più semplice era quella di, sono emerse due figure nelle ultime votazioni, che sono quella di Stefano Rodotà e quella della Cancellieri. Secondo me, visto che in particolare il PD non ha la forza di imporre un candidato, di votare compatto un candidato, i parlamentari, il nostro Parlamento, potevano andare al voto e scegliere presumibilmente tra Rodotà e Cancellieri. In tutti e due i casi avremmo avuto una persona per bene come Presidente della Repubblica, non sarebbe stata la fine del mondo, però avrebbero dato comunque un segno di novità. Un'ultimissima cosa, Corrado, tu sei uomo di comunicazione e sai che, e ti ricordi che tutti quanti i sondaggi davano, di gradimento davano un nome, quello di Emma Bonino, in cima a tutte le classifiche, ma è stata completamente ignorata. Come mai secondo te? Perché anch'io lo trovo abbastanza bizzarro, nel senso che Emma Bonino, anche lei è una persona di grandi competenze, che ha una buona credibilità internazionale, era un nome su cui si poteva convergere. Il problema è che credo che alla fine abbia prevalso su tutta una logica di vecchi rancori, di veti incrociati, di odi pregressi, cioè ha vinto questo grumo di risentimenti che questo palazzo, questa politica si porta dietro, questi partiti si portano dietro da anni, in testa a tutti, purtroppo, dispiace dirlo, il Partito Democratico. E questo ha, come dire, offuscato veramente un po' la lucidità di chi poteva pensare appunto che Emma Bonino poteva essere veramente un punto di convergenza intelligente, come lo poteva essere Stefano Rodotà. Diciamoci la verità, Stefano Rodotà è un uomo che ha presieduto il PDS, è stato sempre una personalità indipendente con una sensibilità forte per i temi sociali, sarebbe stata la via più semplice, ma proprio perché è la via più semplice evidentemente non sono stati in grado di percorrerla. Guarda Formigli su Libri TV, grazie ancora. Grazie a voi.